Ci sono domande da parte sì, vostra? no. Dai, please, don't Forza, rompete il ghiaccio, altrimenti parliamo solo noi professori. Cioè, mi piacerebbe sentire qualcuno. In che senso, secondo lei, l'architettura dovrebbe rimanere solamente nella mente dell'architetto? Cioè, come è possibile? Non solamente nella mente dell'architetto, altrimenti è una prefigurazione privatistica, solipsistica. Credo, diciamo, che abbia bisogno di un tempo di sedimentazione che non è quello delle lungaggini italiane del progetto di architettura che si progetta negli anni 90 e nel 2015 ancora non si è realizzato. Io non sono per questo tipo di sedimentazione del progetto. Credo soltanto che il progetto abbia bisogno di un suo reiterato, continuo confronto tale per cui non c'è nessuna urgenza che il progetto veda la luce immediatamente. Credo che abbia bisogno di tempi di sedimentazione. Se penso alla mia storia, io ho fatto appena laureato, purtroppo c'era una pubblicità nei caroselli degli anni 60 della Brillantina Linetti, dove c'era questa signora che diceva: anch'io ho commesso un errore, non ho mai usato Brillantina Linetti. Allora, allo stesso modo io dico: anch'io ho commesso un errore. Purtroppo appena laureato nel 75 ho realizzato tre cose: un restauro, una piazza e una casa. Per fortuna, spero nessuno scoprirà mai questi tre miei orrori, di cui peraltro privatamente sono anche molto orgoglioso, però mi auguro che nessuno scopra mai dove stanno questa piazza, questo restauro e questa casa, perché sono fatte con l'urgenza e con la volontà goliardica del dire subito, del lasciare subito l'impronta. Allora io dico, io preferisco che il progetto alluda a una possibilità di esistere, ma non necessariamente, diciamo, viene riconosciuto solo nella sua esistenza. Vale a dire, per Bruno Zevi, questo grande storico dell'architettura, il suo cruccio era che le architetture fossero realizzate. Ecco, e non si è reso conto, nella straordinarietà della persona, che attraverso la sua rivista importantissima, L'architettura, cronaca e storia, pensata alla metà degli anni 50, arrivata fino agli anni 80, ecco, lui in fondo ha fatto da malevatore, da supporter al disastro di tutte le città italiane, perché aveva questo mito dell'opera comunque realizzata. Allora, tra l'impotenza mia e l'eccesso di voglia di vedere realizzato concretamente il progetto, va trovata una mediazione per cui non è che debba rimanere nel limbo dei sogni o che lei debba rimanere con questa impotenza coeundi, con questa impossibilità di procreare. Lei deve darsi tutti i tempi giusti per pensare 100 volte prima che il suo progetto diventi un problema di realizzazione. Cioè, anche perché ritengo, e questo è l'ultimo spezzone, che il progetto, il disegno, abbia una carica critica, sia un concentrato teorico che difficilmente può mantenere la stessa complessità e la stessa ricchezza nel momento che si confronta con i dati oggettivi no, del committente che ha bisogno di risparmiare su tutto, che i materiali non siano gli stessi che tu ti sei prefigurato per far costare di meno l'opera, no, e tutte le compromissioni di cui è necessario no, tener conto nel momento in cui si realizza l'opera. Quindi non dico che la devi tenere in una sorta di limbo, dico soltanto che deve passare molto tempo prima che tu sia tranquillo dell'esito giusto, siccome il senso del fare un'architettura è quello che l'architettura che fai in qualche modo sposti sia pur millimetricamente quello che è già dato e acquisito, perché per fare la stessa cosa che fanno tutti non avrebbe senso, no? È chiaro? Ok, I will summarize. Quindi non è un invito a non realizzare le cose, dico soltanto datti tempi, direi millenaristici, abbandonici, prima che al tuo progetto tu abbia l'ansia di vedere seguire la realizzazione. Ci sono architetture straordinarie, io penso che i piccoli giardini di Francesco Venezia realizzati nella Gibellina Nuova siano opere di architettura straordinaria, pur nel loro essere dei frammenti, dei lacerti, delle pure apparizioni, ecco, no? Molte altre cose dell'esperienza di Gibellina sono il trionfo della vanità, no? Una cozzaglia di cose buttate lì, no? No, I have to summarize that the student was asking clarification about this notion we were saying before of the position of Professor Moschini that was like that was more interesting the design process and the idea of an architecture, and he was not interested in its realization.
it doesn't mean, so the student was asking, you know, why this is so, and, you know, and the answer was very articulated, but in order to sum up, Professor Moschini says it doesn't mean that you don't have to build, but you have always to take your time. There have been in the history, like Bruno Zevi, no, in his magazine L'Architettura Cronaca e Storia, there was this anxiety, no, towards the realization. And sometimes this, you know, anxiety about time, no, to be fast, it destroys the incredible intense of critical points of view that you can concentrate in a project, you know. A project can really be a concentration of ideas, of critical position, you know, and when you come to the realization, the risk that you underwent is that you miss the real core, the real notion of architecture. So what he means is that don't only think about architecture, but don't forget the very essence of your project. And this is the risk that can happen if you cut the times, if you accelerate too much. And therefore, he was also talking about his very first experiences when he was very young, that he said there was this furor you have when you are young, you know, to realize, to do a restoration, to do a project. But in fact, he would have liked to have been a little bit more time to think and rethink about the project. I think the dimension of time today, it's in a high risk now, because there is this idea of doing everything too fast. Qualche altra domanda? Poi c'è Maura che vuole fare un po'. Sì. Per la verità volevo ringraziare Francesco Moschini per questo riferimento al progetto, perché mostra la ragione principale per cui studiamo le architetture, che è quella di capirne ruolo, peso, caratteri ai fini della trasformazione. Gli aspetti che sono stati mostrati stamattina, a cui accennava Francesco Moschini prima, questa capacità che negli esempi migliori che hanno gli architetti di cui abbiamo visto le opere oggi e mille altri esempi, di volgere i vincoli al proprio vantaggio, sono il chiaro esempio di come dovremmo procedere in realtà. Cioè la capacità di non assumere i problemi. Penso anche a delle cose assolutamente banali davanti alle quali forse molti laureati si trovano, che so, la realizzazione di una rampa per gli handicappati, che il più delle volte diventa un modo per snaturare, per negare quegli esempi che invece, quel modo di risolvere l'architettura che invece consideriamo positivo. Questa scelta poi di pensare alle architetture come architetture disegnate, ho in mente Giorgio Grassi che si citava prima, sì, che il più delle volte dice hai fatto le fotografie al plastico? Sì, e allora il resto non importa più. Cioè è proprio questa capacità di risoluzione, di affrontare un problema in modo onesto, assumendone tutte le difficoltà che mostrando le contraddizioni, che è il dato più pregnante. Tant'è che noi guardiamo le architetture realizzate o semplicemente disegnate assolutamente nello stesso modo. Allora, in questo io credo che ci sia dentro anche, e l'altra questione anche mi ha fatto venire in mente Agostino Renna quando ci diceva fare bene come condizione ancora umana del fare, cioè questa bellissimo, necessità di prendersi il tempo necessario. Bellissimo, guarda, mi emoziona veramente che qualcuno abbia ricordato Agostino Renna, di cui nessuno tiene conto, sì, no, a parte i suoi pochi allievi, eccetera, ma per farvi capire come è tutto ormai devastato e disastrato, un maestro solitario come Agostino Renna, che è stato importantissimo sia per il gruppo milanese della Tendenza, Grassi, Monestiroli, Daniele Vitale, Massimo Fortis e gli altri, ecco, ma che è stato anche un maître à penser, cioè un teorico straordinario. Dopo Teora, era Teora il
paese realista, cioè più nessuno si è ricordato dell'esistenza di questo personaggio straordinario che ha scritto anche come teorico delle cose importantissime, ecco, però purtroppo quello che passa è tutto quello che passa a livello massmediologico, mediatico, no? Per cui sono veramente grazie di aver ricordato Agostino Renna. La frase, traduciamogli la frase esattamente come era, che l'importante lui diceva fare bene come condizione ancora umana del fare, cioè questo che rimane necessario. The quotation by this great but unknown, no? If not from few scholars, Agostino Renna was underlying the importance of doing things in the best way as a condition of the human life condition. So, and this is very strictly linked to this idea of time, of the possibility to give yourself time to think and rethink about the work you are doing. And I think this is one risk of doing fasting, because today we think, you know, even with the computer, we think we can do everything really fast, so there is no problem. When we were, we old people, were drawing, you know, by hand and doing lines and points, you remember, no? The nights and nights to draw. Now there is, we knew that we need the time, and in this time while we were drawing, we had more time to think. The risk also with the computer, with all this information we have in the internet, we think that we don't need time to study because everything is ready here. We just read things and we think that we know. We don't know, but we think that we know. And we don't take the right time to assimilate, to, you know, have our thought to, you know, become more mature and more deep. This to work on the surface is the risk of our days, no? So siamo superficiali. Prendo solo la parola per ringraziare ovviamente di questa importante lezione che ha ribadito quello che noi cerchiamo in aula di dirvi fin dal primo giorno, cioè della complessità della storia, non tanto come materia complessa in sé da studiare, perché avete capito benissimo anche voi che le istanze che si mettono sul tavolo nel momento in cui si studia storia dell'architettura sono moltissime, e l'importanza appunto della storia come valore di conoscenza anche per voi che farete gli architetti, insomma avete scelto la facoltà di architettura perché in teoria dovreste alla fine lasciare traccia di voi sulla terra, cioè ve lo auguriamo, ma che siano tracce positive, nel senso che siano l'esito di meditazioni sul modello di quelle che vi ha illustrato appunto stamattina il professore Moschini. Quindi non soltanto appunto fare la facoltà di architettura, far sostenere gli esami di progettazione con l'urgenza che purtroppo necessitano i tempi delle facoltà, ma comunque di una meditazione e che la storia vi serva. Lui giustamente ha citato Montale. Possiamo dirvi ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, perché non bisogna chiedere appunto la soluzione alla storia, cioè non può darvi la parola esatta per risolvere il vostro problema, vi deve dare conto della complessità del problema. Quindi i vari architetti che nel corso dei secoli sono succeduti, hanno affrontato le medesime questioni in condizioni diverse di tempi e di spazi, hanno rimeditato e creato nuove soluzioni, ma meditando su quello che avevano poi davanti. Okay, giustamente ha citato Palladio, Palazzo Chiricati, rimandando al Palazzo dei Conservatori, cioè con l'Ordine Gigante, su cui Palladio medita in un certo modo, cioè non è che lo copia, non è che l'Ordine Gigante di Michelangelo ha dato a Palladio la soluzione per Palazzo Chiricati. E quindi questo, cioè bisogna che teniate conto che appunto la storia dell'architettura non è solo un esame tra i tanti da fare, ma vi dà appunto che capiate, cioè per me è già importante che alla fine del corso abbiate appreso la complessità della questione, ecco, che dovrebbe poi aiutarvi a capire altre cose. Quindi lo ringrazio veramente tanto di essere tornato su questi temi che noi cerchiamo in 3 mesi di corso di sottolineare, poi che voi la prendiate, siccome poi c'è sempre questo bel brusio di sottofondo
che dà conto di come alla fine... No, non essere troppo severa. No, io sono severa perché in aula passo metà del tempo a dire di far silenzio. E dopo 4 mesi ancora non hanno capito, siete ospiti in una struttura che, cioè, voglio dire, siete all'Accademia di San Luca. Cioè, forse, cioè, ecco, con questo, cioè, non ma no, so. Ma no, sono stati anche pazientissimi. Perché no, beh, ma insomma, qua, è stato duro. Mi sembra che... Invece vi ringrazio che discorsi, della attenzione infatti. Con cui avete seguito la cosa, insomma. Per cui però, grazie, insomma, veramente. Grazie a te.